Ragazze, ben arrivate! Buongiorno. Buongiorno! 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 Quante belle ragazze! Chi è la sposa? Sono io. Ah, eccoti qua. Posso chiederti di alzarti, per favore? Scusami. Devo dire che le spalle sono belle. Fai uno sport particolare? Pratico bodybuilding da 12 anni. Ah, beh. Sai che, ve lo confesso, un po' da qualche anno anch'io invecchiando mi sono dato un po' alla palestra, alla cura del corpo, e quindi quando sono da solo mi guardo gli addominali, mi metto tutte in queste posizioni, no? Strane. Bene, adesso però è arrivato il momento di lavorare. Mi piacerebbe mettere in mostra la mia fisicità, ma non troppo. Ma ti immagini una cosa di volume, una cosa invece un po' più a corpo, una roba scivolata? Una cosa di volume solo sul mio V-shape. Il V-shape in gergo bodybuilder è la forma V che si crea tra il punto vita e le spalle. Quindi tu vuoi mettere in risalto la parte alta del corpo? Sì, ma aderente e corta sotto. Ah, corto? Sì. Ah, quindi con le gambine così? Beh, certo. Ah, beh. Cosa ne pensi? Why not? L'abito da sposa corto è una tendenza nata a partire dagli anni 50. È stata la divina Audrey Hepburn a sdoganarlo proprio in occasione delle sue nozze. Ma sarà questa la soluzione giusta per Angela? Io ho i miei dubbi. Avete un budget? Sì, vorrei spendere intorno alle 2.500-3.000 euro. Sì. Allora, Tania, sì. Facciamo subito una premessa. Questa non è una prova classica. Usciamo fuori dagli schemi. Ok. Il corto è la sua idea, ma io non mi fermerò. Cercherò di farle mettere anche un abito lungo. Magari con un po' di frange, un po' di piume, paillette. Qui vedo delle frange. Ah, eccola qua. Beh, questo fa un po' Charleston. Sì. Vuoi negarle un po' di più? Assolutamente no. Questo lo porto io. Okay. Andiamo. Angela, eccoci qua. Come vedi abbiamo fatto una selezione che esce un po' dall'ordinario. Abbiamo pensato di proporti delle cose che siano un po' più speciali, ma le possiamo accessoriare ancora di più, renderle ancora più speciali una volta che abbiamo scelto la silhouette. C'è qualcosa dalla quale tu vuoi iniziare? C'è qualcosa che ti colpisce un po' di... Il primo. Ah, la piuma. Eccoci, Enzo. Beh. Questo V-shape di cui parlavamo... Sei soddisfatta? Sì, guarda sì. Che bella schiena che hai, io la vedo qua dallo specchio. Cavoli, molto bella. L'abito è una sirena, completamente glitterata, su tulle, trasparente. Visto che lei mi parlava di gambe a vista, mi sembrava un giusto compromesso. È meravigliosa, è luccicante, splendida. Quest'abito è perfetto, rende proprio l'idea di quella che è Angela. Beh, diciamo che rispecchia tantissimo la mia personalità, perché è elegante ma è estroverso. I suoi muscoli, il suo quadricipite, mette in evidenza tutto. Mi piace perché comunque sono in evidenza le mie gambe. Beh, mi piacerebbe capire poi quest'abito in che evento dobbiamo incorniciarlo. Che cosa avete pensato per il matrimonio? Sarà un party speciale dove io probabilmente sarò quella meno al centro dell'attenzione, perché ci saranno drag queen, circo, maghi, trampolieri, insomma. Uno show? Sì, uno show. Sono sempre di più le spose che per il loro matrimonio scelgono il grande wedding show rispetto al più classico e sobrio banchetto di nozze. Si tratta di veri e propri eventi pieni di artisti, fantasia, che renderanno indimenticabile in ogni senso il vostro giorno più bello. Devo confessarvi che ho una certa debolezza per questi tipi di matrimoni. Mi divertono molto. Enzo, ti aspetto al mio matrimonio, sei invitato.